Giotto, tra i tanti temi che sono stati sollevati finora, da ultimo Benamati richiamava diciamo, la corsa del 2011 del fotovoltaico, quando non si è sviluppata però una filiera italiana a sostegno di questa corsa. E, direi che, perché sia un'occasione per tutti, la transizione è importante che ci sia anche una filiera italiana innovativa che la supporti. E quindi le chiedo come possiamo evitare che si ripeta quanto è accaduto 7 anni fa e quali proposte, visto che lei tra gli affari assegnati su cui presso la commissione che presiede sarà all'opera, ce n'è anche uno proprio sul sostegno alle imprese innovative nella green economy. Ora magari ho cito male il titolo, però insomma l'argomento mi sembra sia questo. E quindi che tipo di proposte vuole portare all'attenzione del dibattito in commissione? Sì, grazie, buongiorno a tutti anche da parte mia e grazie naturalmente a ANEV Elettricità Futura per questo convegno. Sì, in realtà abbiamo modificato leggermente l'ordine degli affari assegnati, quindi partiremo con un affare assegnato che vada a risolvere alcune problematiche relative alla generazione distribuita delle fonti rinnovabili e sull'autoconsumo. Quindi cerchiamo, e questa è la prima cosa che vorrei comunicare, cerchiamo di cominciare a risolvere piccoli, grandi problemi e ostacoli che le FER hanno incontrato negli anni passati. E è chiaro, non dobbiamo ripetere l'errore degli anni passati in cui non abbiamo una filiera pronta, e la risposta e quello che gli operatori mi hanno sempre chiesto, iniziando da 5 anni fa, è sempre la stessa, cioè norme stabili, sicurezza e un orizzonte di medio periodo stabile, in maniera che le industrie possano fare le loro valutazioni e riprendere a investire nel settore. Ora, noi stiamo collaborando naturalmente con il governo per procedere nella maniera più rapida possibile, e chiaramente rimane la prima priorità, sempre quella del decreto FER. E da parte nostra, come Parlamento, procederemo appunto con una serie di affari assegnati per andare a affrontare singole tematiche di volta in volta e portarle, diciamo, a soluzione tramite quella che è una nostra risoluzione, che naturalmente vada a dare delle indicazioni al governo con il quale naturalmente concorderemo ogni prossimo passo. Io ci tengo a sottolineare, lo ha già detto sicuramente il ministro Di Maio, io sono arrivato verso la fine del suo intervento, che il governo ha già dato una svolta precisa a livello europeo, perché sono intervenuti ai 3 consigli UE riguardanti l'efficienza energetica, le fonti rinnovabili e proprio il Clean Mobility Package, quindi la mobilità, tutte e 3 cose che sono strettamente collegate, e il cambio di posizione del nostro governo, del nuovo governo, ha fatto sì che in questi 3 settori si siano alzati gli obiettivi. Il 32% sulle rinnovabili lo conosciamo perfettamente, ricordo anche il 40% contro quello che era il 30% di partenza sulla diminuzione delle emissioni del settore automotive. Quindi passare dal 30 al 40% di riduzione delle emissioni è un passo che chiedevano tutte le associazioni, diciamo, sia del fronte ambientalista che molte altre, e noi ci siamo appunto impegnati su questo. Quindi il cambio a livello europeo l'abbiamo assolutamente dato con fortissimo segnale di discontinuità. Il vettore elettrico rimane fondamentale, anzi, lo ripeto da anni, diventerà sempre più fondamentale, perché appunto il termico passerà molto sul vettore elettrico, la mobilità passerà sul motore elettrico. Abbiamo intenzione di agevolare anche quelle che sono le comunità energetiche, le famose LEC, che prevede sempre la direttiva europea, che devono essere pienamente integrate nel mercato. Si è parlato di capacity market e qui confermiamo la nostra indicazione, la nostra volontà di far sì che il capacity market sia uno strumento nel quale le rinnovabili devono avere assolutamente piena possibilità di partecipazione a parità delle altre fonti. Noi abbiamo già iniziato anche con un'azione concreta
Per quanto riguarda un'altra enorme possibilità di migliorare i costi, perché ricordiamo il dato fondamentale, lo sapete perfettamente meglio di me, ogni volta che aumenta la percentuale di fonti rinnovabili il prezzo all'ingrosso diminuisce. Qui abbiamo i dati storici che lo confermano. Proprio ieri vedevo uno studio che metteva assieme i dati Italia, Germania e Spagna e faceva vedere proprio il calo del costo all'ingrosso man mano che sale i gigawatt installati. Un altro grosso fronte naturalmente rimane sempre quello delle aggregazioni e dei stoccaggi. Allora noi abbiamo inviato a Terna proprio la settimana scorsa una lettera chiedendo che venisse rivisto il limite del 40% sugli UVAM. Abbiamo incontrato Terna proprio recentemente, c'è la massima disponibilità a far salire questa percentuale, potenzialmente anche arrivando al 100%, semplicemente con una gradualità di passaggio, perché naturalmente Terna deve garantire la sicurezza appunto elettrica e quindi vuole essere ben sicura, quindi vuole testare che i sistemi funzionano non solo in teoria ma in pratica. Però il passaggio sugli UVAM è assolutamente, assolutamente indispensabile e noi ci impegniamo a sostenere tutte le azioni del governo e impegneremo la Commissione Industria appunto su questi temi. Agiremo naturalmente anche su quello che è la riforma dei titoli di efficienza energetica. Anche questi, sapete bene, hanno comportato un sensibile aggravio dei costi in bolletta e quindi, come ha indicato anche il Ministro Di Maio, vogliamo assolutamente migliorarla. Inutile ricordare, ma lo faccio per l'ennesima volta, questi sono cambiamenti necessari per l'ambiente, sono cambiamenti che porteranno un saldo positivo nei posti di lavoro, perché tutte gli studi di categoria confermano che il saldo è assolutamente positivo, tenendo conto della diminuzione dei posti di lavoro nelle filiere, diciamo, che andranno in dismissione, in calo, e come è stato indicato anche dallo studio che avete presentato oggi, il saldo anche economicamente è positivo. Ma questa è la conferma di quello che da anni si dice, perché io mi ricordo che Altesis già nel 2013 aveva presentato lo studio dicendo che in ogni caso, traguardando come orizzonte il 2030, il saldo era positivo. Questo è bene sempre ricordarlo, perché naturalmente la parte finanziaria è importante, ma la dimostrazione che questi studi sono affidabili viene dagli investitori che stanno cercando in tutti i paesi ambiti di investimento. E come ho sempre detto, è assolutamente quindi prioritario per noi dare certezza, perché gli investitori preferiscono rendimenti minori ma certi, e quindi in questo momento stanno preferendo altri paesi, a rendimenti anche potenzialmente maggiori ma incerti. Quindi noi daremo un quadro chiaro il più velocemente possibile. Ora, naturalmente, fare tutto presto e bene è impossibile. Fare tutto presto e bene è impossibile. Però cercheremo a tappe forzate, la prima l'ha già detta il ministro Luigi Di Maio, con GSE e ARERA inizieremo tappa per tappa a rimuovere quelli che per noi sono stati finora ostacoli sul fronte efficienza e rinnovabili. Siete pronti a dare i pareri sulle nomine, quindi vi state già organizzando, perché se le fa venerdì, quindi già, diciamo, la prossima settimana Noi abbiamo già chiuso la nostra lista di candidati, quindi ovviamente adesso... No, dicevo, come commissione, quindi avete già preparato l'agenda per... dovete dare le nomine, cioè se fanno le nomine in settimana, si dovrete prima della pausa estiva essere... Calendarizzato non è calendarizzato, ma è l'ultimo dei problemi. Lo possiamo fare molto velocemente. Ok, perfetto.